Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video e dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial con le carte. Quest'oggi andrete ad imparare l'effetto che avete visto nella intro, che secondo me è molto efficace sia con gli spettatori normali sia in videocamera. Prima di iniziare col tutorial, come al solito vi ricordo che se volete imparare la magia a partire dalle basi fino alle cose più avanzate, potete farlo entrando nella mia scuola di magia che trovate in descrizione. Detto ciò, carte in mano e vi faccio vedere come si fa. Bene ragazzi, per la costruzione di questo effetto avrete bisogno di questi tre oggetti: di un mazzo di carte tra virgolette distruggibile, di forbici e del nastro biadesivo. Dal mazzo di carte dobbiamo andare a prendere quattro carte che ci piacciono, come per esempio i quattro assi, in questo modo, e dobbiamo andare a prendere due carte casuali. Ok, non è importante che carte sono, ma l'importante è che siano due carte casuali. Successivamente quello che dovremo fare sarà tagliare queste due carte. Ok, contemporaneamente dobbiamo tagliare a metà l'angelo sostanzialmente. Ok, quindi così. Voilà. E dobbiamo fare la stessa identica cosa anche dall'altra parte. Voilà. Dopodiché dobbiamo prendere un asso, per esempio fiori, lo giriamo di dorso e quello che andremo a fare sarà incollare questi pezzettini in questo modo. Ok, quindi prendo del nastro biadesivo, lo attacco qui e vado ad attaccare questa parte leggermente indietro. Ok, in questo modo. Che non sporga, molto importante, al lato. Ok, quindi che se la carta viene vista da davanti la carta deve sembrare normale. Ok, quindi così è perfetto. Successivamente facciamo la stessa identica cosa anche con questo pezzettino qua. Quindi così e lo attacchiamo immediatamente dietro. Ok, così, sempre la regola dei bordi, in modo tale da non andare troppo fuori, voilà, così che da davanti la carta sembri normale. E lo dobbiamo fare ancora due volte, quindi vedete in questo caso sono andato troppo in giù, è meglio metterlo leggermente più in alto, così. Ok, terza carta, voilà, così, controlliamo sempre che da davanti sia normale, ok, e ultima volta. Ok, l'ultima carta. E la nostra carta truccata è pronta. Questa carta è leggermente sporgente, quindi la vado un po' a tagliare. Ok, questa è la nostra carta truccata, che farà sembrare una carta, in realtà 1, 2, 3, 4, 5 carte. Ok? E avete già capito che questa è una carta che simulerà il fatto di avere molte più carte di quelle che effettivamente abbiamo. Ok? Quindi effettivamente quello che facciamo è andare a posizionare in seconda posizione questa carta, diciamo, truccata. E quello che facciamo è tenere le carte in questo modo, in posizione di Biddle. Quindi abbiamo i quattro assi e la seconda carta, il secondo asso, è quello truccato. In posizione di Biddle le carte vengono fatte scivolare sul palmo, ok? In questo modo. E quando arriviamo circa a un terzo della prima carta, spostiamo indietro con il medio due carte. Ok, qui ho due carte, quindi arriviamo qua, spostiamo con il medio due carte indietro e tratteniamo di forza con pollice e medio queste due carte. Ovviamente scorrendo indietro, ma non lasciando andare, quello che si vedrà sarà il dorso della nostra carta truccata. E qua appunto possiamo far vedere che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte, ok, contando questa. Quindi ta 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 ta, una volta che arriviamo fino in giù, spostiamo con il medio anche questa carta, quindi la tratteniamo con mignolo e la base della mano, spostiamo indietro, facciamo vedere che abbiamo tante carte, ok? Quindi così, chiudiamo tutto, facciamo gesto magico, facciamo vedere che abbiamo in realtà solo quattro assi, la nostra carta truccata rimane lì e noi giriamo tutto e facciamo una conta di Hemsley, ok? Perché questo appunto andrà a far nascondere la carta truccata. Per sapere come fare la conta di Hemsley la potete trovare sulla mia scuola di magia, spiegata nel dettaglio con tantissime routine, ma in ogni caso ve la faccio vedere brevemente. Quello che succede è che spostiamo la prima carta verso sinistra, prendiamo con queste dita tutte le carte, spingiamo con il pollice due carte come una, questa carta viene ricaricata sotto, contemporaneamente prendiamo con pollice e queste dita le due carte e successivamente le ricontiamo. Questo fatto velocemente dà l'idea, ok, che abbiamo contato quattro carte. Noi abbiamo contato sì quattro carte, ma ne abbiamo nascosta una. Quindi capite bene che se noi siamo così, 1, 2, facciamo vedere che abbiamo un botto di carte, facciamo il gesto, qui ci sono solo i quattro assi
e giriamo tutto, facciamo una conta di Hemsley, ok, abbiamo fatto vedere che le carte sono apparentemente normali. Ok, quindi abbiamo nascosto questa. Successivamente quello che possiamo fare dopo aver fatto la conta di Hemsley è buttare così le carte e far vedere che tutte le carte sono normali. Ovviamente potete scegliere dove posizionare la carta per farla rendere al meglio. Io mi trovo molto bene in seconda posizione e ovviamente fatemi vedere qualche video dove voi la usate. Questo era quanto. Bene ragazzi, questa era la magia di oggi, spero che vi sia piaciuta, spero che l'abbiate imparata anche se era veramente semplice. Se così è stato, fatemi vedere un video dove la eseguite voi su Instagram taggandomi. Se volete vedere gli altri tutorial vi lascio come al solito la playlist qui sopra e se volete acquistare qualunque cosa inerente alla magia potete trovare tutto l'occorrente su AssoK e se usate lo sconto JackNobile avrete il 10% di sconto su tutto. Io come al solito vi ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!